verso la nostra parte, perché se ne va dall'altra parte lei sempre, gira un po', e c'è così, perché se ne va verso di là. Ancora, gira ancora il telefono, gira, verso di là. No, ancora, così, gira così, perché lei se ne va verso, c'è il vizio che se ne va verso di là. Vai sorella, vai. Piangi sorella, perché già ci sei, sta uscendo già tutto. Guarda che io ti ho detto che sta uscendo tutto. Dai, vai. Butta tutto ai piedi di Gesù. Piangi. Piango sempre io di notte, ho paura di fare qualche male a me. Adesso devi piangere, non stanotte, e neanche le altre notte. Adesso devi piangere. Ma forte devi piangere. Devi commuovere il cuore di Gesù. Dai, che così ti perdono. Ho paura di non essere in grado di fare queste cose. Ho paura che qualcuno mi fa male. Tutto così, tutta la vita così. Non devi avere più paura. Adesso c'è il Signore in te che ti sta guardando. Dai, fortificati. Dai, grida Gesù. Gridagli. Thank you.
guarda che stai, vedi che ti senti più forte adesso, forte, forte, grida, così, brava. È vero, sì che è vero, stai prendendo autorità, vedi che tutto quello che era debole si sta modificando adesso. Dai, 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 diglielo, Gesù, Gesù, forza, aiutami, con autorità devi parlargli, mettiti comoda, così, brava, brava, vai, vai. Così, brava, hai visto che stai prendendo autorità adesso, hai visto? Dai, 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 forte, parla forte, forte. Sì. Parla, parla. Gesù mio, tutti quelli lì che mi fanno del male devono sparire. Sì, sì, così, brava, brava. Pure ho paura di uscire. Quando mai mi tiravo di notte, io, Gesù, di notte da sola. Adesso come un uccellino mi metto a guardare. Così, brava, dai, forza, piangi, piangi, piangi. Ma io non capisco niente di tutto, capisci? Solo tu mi capisci, devi dare la forza di combattere questo periodo così brutto. E nessuno capisce, sempre che sono offeso per tutti. Io faccio quello che posso fare, ma non posso fare di più. Yeah.
Gloria a
grazie, mio Dio. Canta, canta, canta. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio, dai. Forte, 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 sorella, grida, adesso puoi gridare, adesso ti è venuta la salute, grida, ridi, ridi, grida, ridi, grida. Alzati, alzati, sorella, alzati, muovi le gambe, le mani, alzati, grida, grida, alleluia, sono libera, dai. Sorella, prendi il telefono e la prendi, sorella, prendi il telefono e la prendi, prendela con il telefono, dai, sono libera, dai, forza, sono libera, dai, corri, corri, corri attorno alla stanza, corri, corri, corri come una bambina, corri, 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 corri come una bambina, forte, dai, corri, corri, fai un giro. 2, 3, 4, 5, forte, guarda come è ritornata una bambina, sei ritornata, guarda come corri, guarda, guarda come corri, guarda, dai, dai, corri, 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 non ti fermare, corri, 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 e diglielo a Gesù, grazie che mi hai liberato, grazie che mi hai liberato, dai, diglielo, diglielo. Forte, forte che non ti senta, forte, forte diglielo. Diglielo forte. Diglielo, diglielo. Dai, dai. Corri, corri sorella, non ti fermare, non ti fermare. Dai, dai. Corri, corri sorella, non ti fermare, non ti fermare. Corri, corri, corri a Dio, ti ha liberato il Signore, ti ha liberato. Guarda, guarda, no, non hai bisogno più di nessuno, solo di Dio, di Gesù. Tutte le colpe ce l'ha preso Gesù, tutte, tutte, aprile gli occhi, aprile gli occhi. Ah, oh, com'è bello, guarda come sei bello, vatti a guardare lo specchio, vatti a guardare lo specchio, come sei diventata bella. Bella giovane, bella giovane. Guarda, guarda, guarda. Guardati allo specchio, guarda come sei diventata bella, giovane. Guarda, guarda, guarda come sei bella, guarda. Sì, sì, sei liberata, guarda. Grazie Gesù. Mettiti, adesso mettiti in ginocchio e lode a Dio. Lodalo a Dio, mettiti in ginocchio. Lode a Dio, a Gesù, lodalo. Lode a Dio, Gesù, mettiti in ginocchio. Dai, dai che sei guarita, completamente guarita. Devi lodare a Dio, Gesù, con tutta la tua forza. Con tutta la tua forza, diglielo Gesù, ti sono un servitore per l'eternità, diglielo, diglielo. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, grazie Signore, gloria a Dio che mi hai liberato, grazie Signore, che è il mio corpo adesso, è vicino a me. Gloria a Dio, sì che è vero, guardalo, 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 guardalo. Grazie Gesù, grazie Gesù, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia, bene, bene sorella, adesso siediti, riposati e dai gloria a Dio e da adesso in poi non ti dire mai più che sei ammalata, hai capito? Mai, mai più, va bene? Non devi dire mai più che sei ammalata, devi dire sempre che sono guarita, completamente. Dio ti benedica. Passa adesso alla sorella Asia. Asia. Allora Asia. Allora Asia. Gloria a Dio, gloria a Dio, 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 Dio. Gloria a Dio, 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 Dio,
casa ti metterà una grande missione. Prendi tutti quelli malati e falli tornare a casa tua. E chiamami. Io sento nella mia anima, sento che mi piace aiutare le persone. E allora tutte le persone malate che vedi, portale a casa tua e mi chiami. Non ti preoccupare, non pensare a loro, non pensare a loro, rovini tutto, rovini, non pensare a loro, me l'hai promesso, guarda che vengo là con un colpo di martello in testa, guarda, hai capito? Non devi pensare, hai messo tutto, hai promesso, guarda che Gesù ci tiene alle promesse, tu hai promesso, hai messo tutto in Gesù, lascia fare a lui, peggio è come le donne quando vogliono un bambino, bloccano, tu non devi bloccare, gloria a Dio, così, bravo, ti saluto, ciao, ciao, tutte le persone che sono ammalate portano a casa tua, va bene? E mi chiami, chiudi. A voi di Facebook non potevo parlare se non chiudevo la live con la sorella che era ammalata, completamente ammalata, torturata dal nemico, adesso è fuori pericolo. Pregate per lei che possa trovare ancora più riposo. Adesso chiudo, ci vedremo stasera dalle 7 in poi, Dio volendo. Se c'è qualcuno ammalato, scrivetemi in MSN oppure in WhatsApp, Angelo Piccone. Il mio numero lo potete trovare nei miei profili. C'è un link che vi porta nel gruppo dove curo tutte le persone. Basta che cliccate il link, il primo link che c'è nel mio profilo. Dio ci benedica. Pace del Signore. Termino. Il mondo e sarà registrato ciò che desidero, va bene? E allora, da quando non ci sentiamo, io ho sentito la nostalgia di te. Anche io? Mi hai sempre per il telefono, non l'ho trovato. No, ero sempre collegato così, con la registrazione, poi ho fatto anche la diretta, verso le 7 mi sono collegato con la diretta. È solo che non ho avuto neanche il tempo di mandare il messaggio in WhatsApp. E credimi sorella, tra il giardino e tra
zappare e tra l'erba, ieri sera ero stanco morto, non potevo neanche salire le scale, due piani, e dicevo, signore, cosa mi sta succedendo? E allora quando ho salito sopra mi sono messo a fare i massaggi con la pistola, vedi? Non so se l'hai visto. L'hai visto? Tu ti devi comprare questa, poi ti mando il link, non costa cara. Questa è, vedi, si accende di qua e si fa il massaggio dappertutto, nel cuore, dappertutto, eh? Sì, che c'è, basta che tu ti mandi il link e te la mandi a ritirare da Amazon, basta che scrivi Amazon, poi ti mandi il link e ti arriva, va bene? E non hai bisogno neanche altre cose, ci sono altre punte, a 2, 3, a 4, eh? E questo basta che lo metti nel cuore, vedi? Come lo sto mettendo io nel cuore, aggiusta tutto. Dove c'è qualche bella tappata, dove senti male ci stai di più, dove non senti male vai avanti, va bene? Nel polmone, dappertutto, questo è buonissimo. E lo dico a tutti, compratevi, basta che scrivete chi è pratico, pistola vibrante per dottori, eh? Diciamo, anche quelli che facciamo in questo momento nei video, va bene? Chiropratica, basta che scrivete pistola per dottori chiropratici, va bene? E poi la vedete subito, io se cosa mando il link anche in WhatsApp a tutti che potete compratela, non per altro, ma questa pistola quando viene un infarto, se avete una pistola qui vicino come questa, vicino a comodino, anche che viene di notte a qualcuno, facciamo le corna però, va bene? Facciamo le corna, ma siccome i tempi stanno diventando così brutti, a volte qualcuno ci può venire qualche infarto e con questa pistola va a schiacciare dove le vene si sono tappate tramite i peccati. Noi ormai lo sappiamo, lo dico sempre, l'angelo prende di qua tutti i peccati, ne prende una manata e li butta nel cuore. Dove li butta farà danno. E allora se noi schiacciamo questi peccati, subito la vena del cuore si libera e subito funziona. Comunque, adesso abbiamo capito questo. Abbasso l'audio della canzone perché adesso è importante la tua testimonianza. Allora, sorella Barbara, che mi racconti di te? Comincia dall'inizio, da bambina, però chiudi gli occhi. Tu non ci sei più qua, non c'è nessuno che ti sta guardando, va bene? Non c'è nessuno, comincia dal punto dove vuoi tu, la piccolina cosa ti ricordi, cosa hai sofferto e come lo vedi adesso e come lo vedevi prima, lo devi specificare. E quando trovi qualcosa brutta che ancora non hai buttato e ti dice tu, prendi con la mano e lo butta a dire io. Così fai, testimonianza e guarigione. Va bene? E di... Ma io non ho detto niente. Penso come me dalla ragazzina, da dove vogliono fare del male. E dillo. Però lo devi specificare passo passo, non devi dire ho avuto solo questo e via, devi specificare cosa è successo, cosa non è successo. E vai avanti, cosa è successo? Quello che non puoi dire non dirlo perché siamo in diretta, capito? Le cose molto... E vai avanti, cosa hai passato nella vita, oltre a questa, è stato qualcosa che qualcuno ti ha molestato e tu non volevi, giusto? È giusto? È successo, e tu hai avuto un trauma, diciamo, questa, ti sei spaventata. E come lo vedi
come lo vedi questo trauma dopo che l'hai buttato la prima volta? Come lo vedi? Questo trauma io l'ho vissuto che una signora si è entrata mio marito a casa e le ha raccontato che io mi sono messa a letto con un cugino senza essere vero. Ah, ti ha mormorato senza essere vero, ti ha messo... Vero, sì. Sì. E come l'hai preso tu? Come l'hai preso questo? Due malfattori. Ora non ci parlo più. Adesso però tu li hai visto per qualche secondo questi malfattori nel viso? Li hai visto? Li hai visto adesso nel viso come li hai pensati? Prendili tutti e due dove vuoi tu, li prendi tutti e due e li butti ai piedi di Gesù, così, bravo, ai piedi di Gesù. Ai piedi di Gesù. Sì, Mimma e Barbara, ai piedi di Gesù. Così, bravo, bravo. Ai piedi di Gesù. Così, bravo. E adesso perdonali. E Dio, Gesù, chiedo perdono per queste persone che mi hanno fatto del male. Dopo che io li ho buttato ai tuoi piedi, ti chiedo perdono. Dio. Gloria a te, Signore. Gloria a tuo nome, Signore. Gloria a te, Signore. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
questo momento, sorella, cos'è che sta facendo Gesù? Vicino a te, cos'è che sta facendo? Ti sta toccando? Vedi qualcosa in questo momento? Si sta avvicinando verso te, lo vedi? Vedi solo raggi di luce o di oscurità? Cos'è che vedi? Il mondo c'è un buco. Un buco, entra in quel buco. Quella è la strada, entra in quel buco e esci. Come c'entro? Con la tua volontà, sdoppiati. Ecco, con l'anima tua, esci e sdoppiati. Ecco, esci in quel buco e sei lì. Sì, vai. Sì, con la tua mente stai volando come una colomba. Ecco, guarda, sei una colomba adesso. Vola, esci, vola. Falli con le mani così. Vola. Stai uscendo da quel buco stai uscendo, guarda, gloria a Dio, così, fai con le ali come se volassi, così, che soddisfazione che stai provando, guarda, alleluia, guarda, sei diventata leggerissima, guarda tuo marito da lontano, guarda tuo marito guarito, guardalo che sta camminando, guardalo. Gloria a Dio, alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Santo sei, Signore. Ecco, adesso è oltrepassato quel buco. Cosa c'è là fuori quel buco? Cosa vedi adesso? C'è qualcosa? E dimmi, cosa c'è in quelle nebbioline? Cosa vedi? C'è qualcosa che ti attira? Qualcuno con i capelli lunghi? Guarda, sta arrivando. Guarda, l'hai visto tante volte, in tante immagini. Guardalo. Wow, perdona, padre, vicino a te, padre. Buongiorno, come sogno, Gesù. Avvicinami, padre. Sì, sto vedendo. Padre, gloria a Dio, gloria al tuo nome, Signore. Parlaci piangendo, di emozione, sei emozionata davanti a Dio. Parlaci. Chiedici guarigione a tuo marito, tuo nipote, tuoi figli, tutto il mondo. Parlaci tutto quello che vuoi in questa vita. Cosa vuoi in questa vita? Cosa sta facendo con le sue mani, Gesù? Hai detto che... Cosa sta facendo Gesù con le sue mani? Cosa sta facendo mentre tu stai volando davanti a lui? Cosa sta facendo?
mai il demando? Ti sta to- non lo senti? Ti sta solo tremando e allora sta mandando l'energia sua. Dove? Dove lo senti? Dove lo senti questo tremolio? Qua, qua. Sullo, sullo, sullo stomaco, sul vicino al cuore. Respira profondamente, così si irradia in tutto il corpo. Quel tremolio, tutto, così. Tutto quello che mi percuota, tutto la pietra di Gesù, con la mano. Tutto, 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 tutto la pietra di Gesù. Tutto. Tutto. Mentre fai questo, vedi che quel tremolio va in tutto il corpo e tu ti senti bene, perfettamente bene. Guarda, ti sta rigiovanendo anche il viso. Mentre tu sei lì davanti a Gesù, anche il tuo viso sta cambiando. Vedi, ti sta cambiando anche il viso. E anche diventerai snella, come una signorina. Questa, questo è Gesù, ciò che ha fatto entrare dentro di te. L'energia del paradiso per te. Della bontà sua. E tu d'ora in poi ti modellerai. Ricordati che Dio ha operato dentro di te, ha plasmato la potenza dentro il tuo stomaco, il pancreas, mettici la mano destra e pressa, pressa con le dita, pressa, pressa, forte, 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 e così irradia anche nella mano e dalla mano la forza per tutto, nella fronte, nella faccia, dappertutto. Prendi quell'energia, perché sta uscendo dal cuore, molto dappertutto, così, brava, irradia dappertutto, dappertutto, dappertutto questa energia. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia, alleluia. Tutta, tutta irradiata sei gloria. Tutta, tutta ti sta irradiando, quella luce, quella potenza. Quando tu aprirai gli occhi ti sentirai come una signorina, ricordati, come una signorina, ricordati. Giovane e bella, giovane e bella. E ricordati, stai irradiando adesso con le tue mani a distanza tuo marito, toccalo tuo marito, così come sei in questo momento, stai toccando tuo marito, così, toccalo, dappertutto, dappertutto, ecco, così bravo, mentre lo tocchi, gli porta l'energia di Dio e di Gesù, plasmalo, 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 così, così.